Bene, parlando di novità, non possiamo che riprendere in mano la EOS 600D, la nuova EOS 600D, e parlare anche di un altro aspetto, ovvero del controllo della luce. In effetti 600D ha la possibilità di gestire, un po' come la 60D e altre precedenti macchine come la 7, i due canali di flash, quindi poter in qualche maniera gestire la luce come meglio crede. A questo proposito abbiamo preparato un piccolo set utilizzando anche il nuovo 270EX2, che in questo caso ha anche a disposizione una modalità slave, e il nuovo 320EX, che in questo caso ha sia la modalità slave che anche una gestione di fatto di un LED principale di fatto destinato anche all'ambito video, quindi posso in qualche maniera gestire anche, come dire, una piccola luce a disposizione per le mie riprese video. Ma ecco, posizioniamo subito il flash. Richiamiamo la macchina alla modalità in live view, andiamo a fare la classica messa a fuoco e andiamo a utilizzare tranquillamente la macchina per poter gestire di fatto due canali di flash, quindi una serie di flash a nostra disposizione. Vi ricordo che due canali di flash vuol dire due infiniti numeri di flash da poter gestire o tutti quanti con la stessa illuminazione, quindi lo stesso rapporto di potenza, oppure ovviamente gestirli con differenti rapporti di potenza. Questo è un po' la chicca finale per quello che riguarda la EOS 600D, e ricordandoci che un ultimo aspetto interessante, forse non solamente per gli utilizzatori in studio ma anche per gli esterni, che i nuovi flash 270EX secondo e 320EX hanno anche un piccolo pulsante sulla destra per poter essere utilizzato come remote control, quindi io con questo pulsante posso tranquillamente far scattare la mia macchina. E ovviamente ricordiamoci sempre le parabole a disposizione dei nostri flash. Con questo direi che l'invito è ovviamente a venirlo a provare o a leggere nuove recensioni su ZM delle nuove 600 e 1100D. A voi.